Buonasera a tutti. Oggi registriamo 10.000 vittime, abbiamo superato 10.000 vittime. È un numero che ci colpisce particolarmente. Si allarga la ferita nella nostra comunità nazionale. È una ferita che non potremo mai dimenticare. Quindi, come prima cosa, permettetemi di volgere un commosso pensiero e tutti i sentimenti di vicinanza del governo, ma credo e sono sicuro di interpretare di tutti gli italiani per i familiari, il pensiero a queste vittime e ai loro familiari. C'è un altro dato che nello stesso tempo ci incoraggia. Oggi segnaliamo 1.434 guariti, è il numero più alto. Quindi ci confronteremo adesso a inizio settimana con gli scienziati, i nostri esperti, con il Comitato Tecnico Scientifico e confidiamo che ci portino delle buone notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili e attenti, ovviamente per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni. Oggi vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. L'ho detto nei giorni scorsi, lo Stato c'è. Ci sono tanti cittadini in difficoltà. Vorrei dire loro che non stiamo girando il volto, lo sguardo dall'altra parte. Siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono. Sono sofferenze psicologiche, ce ne rendiamo conto, non tutti siamo abituati a stare in casa, non eravamo abituati a stare in casa e a limitare gli spostamenti, ma ci sono anche tante sofferenze materiali di chi addirittura inizia a avere qualche difficoltà o già ce l'aveva per quanto riguarda i generi alimentari, l'approvvigionamento, per quanto riguarda prodotti farmaceutici. Di qui, con il ministro Gualtieri, con tutti gli altri ministri e le nostre strutture abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci. I sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo, ho appena firmato un DPCM che dispone, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi da questi 400 milioni che verranno distribuiti da tutti gli 8.000 comuni del nostro territorio, nasceranno dei buoni spesa, delle possibilità di erogare da parte dei comuni dei generi di prima necessità, generi alimentari, con la catena anche della solidarietà, servizi civili e tutta la catena del volontariato del terzo settore. Noi confidiamo quindi che già dall'inizio della settimana prossima i sindaci siano nella condizione, attraverso servizi sociali, associazioni di volontariato del terzo settore, di erogare concretamente questi buoni spesa o anche di consegnare direttamente generi, derrate alimentari alle persone bisognose. Non vogliamo lasciare nessuno solo, abbandonato a se stesso, soprattutto in un momento in cui l'intera comunità nazionale è così sofferente e ci sono quindi delle sofferenze ancora più acuite. Siamo, l'ho detto, siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti vivendo questo disagio, questi sacrifici, dobbiamo aiutare chi in questo momento è in maggiore difficoltà. Deve nascere questa catena di solidarietà e anche la ragione per cui nell'ordinanza della Protezione Civile noi abbiamo anche previsto delle misure rafforzate per favorire le donazioni. Donazioni quindi da parte anche di produttori, distributori,
non vogliamo tassare la solidarietà. E anzi faccio un appello anche alla grande distribuzione perché possano aggiungere, semmai di loro, un 5%, addirittura un 10% di sconto a chi acquista con questi buoni spesa. Un'ultima notizia aggiungo, rispetto poi, lascio la parola al Ministro Gualtieri, stiamo lavorando intensamente perché con la Ministra Catalfo in particolare, che ringrazio, con l'INPS, gli uffici dell'INPS e il Presidente Tridico, perché chiaramente abbiamo varato alcune misure. Adesso è importante che le misure stanziate, le misure importanti, stiamo parlando di 25 miliardi stanziate col decreto Cura Italia, arrivino subito nelle tasche delle famiglie, delle imprese, dei cittadini. Vedete, non è semplicissimo, lo voglio chiarire, perché parliamo di 16 misure di differente tipologia per circa 10 miliardi e una platea di 11 milioni di persone. Stiamo facendo di tutto perché la burocrazia, i tempi ordinari della burocrazia a cui siamo abituati siano non solo dimezzati, ma vorrei dire addirittura azzerati. Su questo io stesso sono intransigente e devo dire che gli uffici dell'INPS stanno lavorando allacremente, quindi vogliamo mettere in condizione tutti coloro che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria, alla cassa integrazione in deroga, a poter beneficiare ovviamente delle somme cui hanno diritto nel più breve tempo possibile. Un grande sforzo perché tutti questi pagamenti siano formalizzati possibilmente entro il 15 aprile, a dispetto dei tempi che sono stati indicati normativamente, se possibile anche prima. Questo vale quindi per cassa integrazione ordinaria, per cassa integrazione in deroga, vale anche per i vari bonus. Noi abbiamo previsto il pagamento di 5 bonus indennizi, come sapete, da 600 euro che vanno a beneficio dei liberi professionisti, collaboratori coordinati continuativi iscritti alla gestione separata dell'INPS, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lavoratori stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, dello spettacolo. Ecco, tutti questi hanno diritto a un bonus riferito al mese di marzo. Stiamo facendo di tutto perché, già potendo presentare la domanda dal 1 aprile, con un semplice PIN semplificato sul cellulare verrà scaricato collegandosi al portale dell'INPS, si possa, attraverso l'ausilio di patronati, ottenere subito la disponibilità di queste somme. E poi ci sono anche modalità, come dire, anche qui percorsi burocratici accelerati per godere dei nuovi congedi parentali Covid-19 e anche dei moduli, dei percorsi molto rapidi per le stesse imprese. Vi chiedo di comprendere questo sforzo. La macchina statuale purtroppo richiede delle procedure e dei procedimenti complessi. Noi stiamo facendo l'impossibile veramente per azzerarli. Grazie. Ministro Gualtieri. Grazie Presidente. Sono giorni molto difficili e nessuno deve essere lasciato da solo. Per questo, con questo provvedimento, noi rendiamo immediatamente disponibili delle risorse per i comuni per poter sostenere, aiutare le persone più in difficoltà a reperire generi alimentari, prodotti di prima necessità. Io vorrei davvero ringraziare per questo l'ANCI, per la disponibilità, la collaborazione e il metodo più rapido per far arrivare immediatamente un aiuto concreto a chi è più in difficoltà. E quindi noi oggi abbiamo intanto con un DPCM anticipato l'erogazione di 4 miliardi e 300 milioni di risorse del Fondo di Solidarietà Comunale per i comuni per dare ossigeno immediato ai loro bilanci, e poi aggiungiamo 400 milioni attraverso un'ordinanza della Protezione Civile, con i quali che saranno distribuiti ai comuni tenendo conto della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio-economici, per poter erogare immediatamente un aiuto
alle persone più in difficoltà attraverso sia l'erogazione di buoni spesa, sia anche la distribuzione diretta di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. È quindi una risposta concreta, immediata, che stiamo dando nella consapevolezza che l'erogazione concreta su cui l'INPS e tutte le strutture della pubblica amministrazione stanno lavorando, della cassa integrazione, del sussidio dell'indennità di 600 euro, è certa, sarà rapida rispetto ai tempi tradizionali, con una rapidità senza precedenti, ma può comunque lasciare scoperte delle persone, ed è quindi necessario che nessuno sia lasciato da solo, e quindi in questo modo, anche con l'aiuto dei comuni e delle associazioni di volontariato di terzo settore, noi rendiamo disponibili delle risorse immediate per consentire a chi ne ha bisogno di accedere a generi alimentari, prodotti di prima necessità. Vorrei ringraziare anche chi è riuscito a in tempi record a confezionare, a rendere possibile questa misura, che sarà già operativa immediatamente, già da domani mattina, e ringraziare ancora l'ANCI, vedo Presidente De Caro, per l'aiuto e il contributo a questo sforzo e questo impegno straordinario. Grazie Ministro Gualtieri. Grazie Ministro Gualtieri. È in collegamento con noi anche il sindaco di Bari, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Antonio De Caro. Ringrazio perché l'interlocuzione con loro, con l'ANCI, è stata, come ha anticipato il ministro Gualtieri, fondamentale per mettere a punto questa misura di pronto intervento, che ci dovrà servire per intervenire a favore delle persone che sono più in difficoltà nei prossimi giorni. Quindi l'ANCI è stata fondamentale. Distribuiremo questa somma con dei criteri che adesso il Presidente De Caro ci anticiperà, e ovviamente abbiamo già concordato, sarà fondamentale coinvolgere non solo i servizi sociali che abitualmente lavorano con i comuni dei comuni, ma anche tutta la catena del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, tutte le strutture associative che sono, diciamo, il cuore pulsante della solidarietà in Italia. E da questo punto di vista siamo convinti che questa macchina organizzativa dimostrerà, come ha sempre saputo fare e storicamente sa fare, una efficacia operativa incredibile. Presidente De Caro. Sì, Presidente, questa emergenza ha rideterminato un po' le nostre priorità. Oggi è quella di permettere ai propri cittadini di poter famare i propri figli. In queste ore a noi sindaci arrivano centinaia di richieste da parte di tante famiglie che stanno vivendo una difficoltà dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Noi abbiamo messo in campo tutte le energie che sono presenti nelle nostre comunità, dalle poche risorse disponibili da parte dei comuni, le donazioni dalle grandi aziende ai singoli cittadini, che ringrazio per quello che stanno facendo per le nostre comunità, attraverso una rete straordinaria di volontari che stanno lavorando ogni giorno nei nostri comuni. Stiamo dando la possibilità di portare generi alimentari e prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno. Questo provvedimento che abbiamo concordato in queste ore ci permette immediata, è un provvedimento a zero burocrazia che permetterà di dare una risposta velocissima da parte dei servizi sociali, una risposta immediata per dare la possibilità a tutte le persone che ne avranno bisogno di poter acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Queste risorse aggiuntive le distribuiremo sulla base della popolazione e dell'indice di povertà delle nostre singole comunità. Di quelle che sono le preoccupazioni e anche le angosce delle nostre comunità, e ancora una volta faremo la nostra parte insieme alla nostra comunità, facendo in modo che di non lasciare indietro nessuno. Grazie Presidente De Caro, vi prego, ne approfitto, ecco, per ringraziare con lei davvero tutti i sindaci. Vi ho definito le prime sentinelle degli avamposti del territorio, le prime antenne,
e da questo punto di vista so in questa fase emergenziale come siete esposti, perché in ragione della prossimità, del contatto prossimo che avete con i cittadini, raccogliete direttamente le loro doglianze, le loro lamentele, i loro bisogni, quindi il vostro aiuto è assolutamente fondamentale. Grazie davvero. Adesso ci sono delle domande, ci sono dei giornalisti collegati. Galluzzo, Corriere della Sera, mi dicono. Sì, buonasera Presidente, buonasera Ministro. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere a entrambi, fare a entrambi la stessa domanda. Oggi, stamattina, alla principale agenzia di stampa tedesca, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che quello dei coronavirus e dei coronavirus bond o dei corona bond è uno slogan, non attiva, e che sono giustificate le riserve dei paesi come la Germania o come altri che non vogliono forme di mutualizzazione. È sembrato un po' una marcia indietro rispetto a dalle parole che aveva pronunciato qualche giorno fa, e soprattutto detto da una Presidente di Commissione, sembra anche, insomma, non molto elegante dal punto di vista, cioè si è schierata contro di noi, insomma, in qualche modo. Volevo avere un'opinione da parte di entrambi. Ma non l'abbiamo sentita benissimo, comunque diciamo la domanda è sulla... un lancio di agenzia che riguarda una dichiarazione della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Diciamo, il compito di elaborare la proposta non è rimessa, non l'abbiamo rimesso alla Presidente Ursula von der Leyen, alla Presidente della Commissione. All'esito del Consiglio Europeo abbiamo dato incarico all'Eurogruppo 14 giorni per elaborare delle proposte. Proposte al plurale che poi il prossimo Consiglio europeo possa prendere in considerazione. Adesso è chiaro che c'è un dibattito in corso, il dibattito in corso va benissimo, ci sono aspetti tecnici che vanno considerati. Quello che io mi permetto di dire, e su questo sarò inflessibile, tutti i dibattiti di questo mondo, ma qui c'è un appuntamento con la storia. L'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata della storia. Nessuno aveva, la storia non avverte quando arriva, soprattutto con un'emergenza così inaudita, inopinata, inaspettata da tutti. È uno shock simmetrico che riguarda tutti i sistemi economico-sociali degli Stati membri. Non c'è uno Stato membro che è esente da questo shock che ci sta attraversando e ci manda tutti in sofferenza. Si tratta di dimostrarsi adeguati o no a questa evenienza, a questa emergenza. L'Italia si sta dimostrando completamente consapevole di quello che è lo sforzo, la reazione comune, poderosa, vigorosa, che la storia ci chiama a operare. Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile di quello che andava fatto per i cittadini europei. Mi batterò fino all'ultimo, fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultimo grammo di energia per ottenere una risposta europea forte, vigorosa, coesa. Ministro. Le parole della Presidente della Commissione sono sbagliate. Mi dispiace che le abbia pronunciate. Naturalmente... noi abbiamo al Consiglio europeo demandato all'Eurogruppo di fare proposte e noi siamo impegnati come Paese perché tra queste proposte figuri anche quella a cui ha fatto riferimento la lettera di 9 capi di Stato e di Governo, cioè l'emissione comune di titoli per poter sostenere le spese straordinarie di questa emergenza. Questa è la risposta più adeguata per far fronte a quello che è uno shock simmetrico sull'economia, e ci aspettiamo che tutti si rendano conto che l'Europa deve essere all'altezza di questa sfida, anche la Presidente della Commissione europea. Scutiero La Presse. Buonasera Presidente, buonasera Ministro. Buonasera. La Presidente della Commissione ha parlato anche della necessità di ricostruzione
per l'Italia, ma anche per gli altri paesi colpiti dal coronavirus. Quindi volevo sapere se concretamente ci sono delle proposte o stiamo come Italia avanzando delle proposte definite, ora tenendo conto anche del dissenso sulla questione Corona Bond. E poi volevo chiedere se è effettivamente allo studio l'estensione del reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, oggi alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Guardi, anche qui possiamo, credo, rispondere entrambi. Per quanto riguarda me, posso anticipare che sicuramente sono allo studio un ventaglio di proposte, perché siamo di fronte a un'emergenza che, come abbiamo scoperto, si è manifestata sul piano sanitario un attimo dopo, ma un attimo solo dopo è tramutata in emergenza economica e ovviamente con grande impatto sociale. Quindi occorrono una serie di misure che abbracciano tutti questi aspetti. La vita dei cittadini europei, il tessuto socio-economico di ogni Stato membro è completamente alterato, messo a dura prova da questo tsunami. Quindi è chiaro che non c'è una proposta, non ci può essere una soluzione. Ci deve essere un ventaglio di soluzioni, ma un ventaglio di risposte vigorose, come ho detto, straordinarie, anche sul piano sanitario, ma anche economico, ed eccezionali. Detto questo, adesso poi lascio la parola al Ministro per valutare, diciamo, non credo che voglia in questo momento adesso anticipare quali saranno le proposte che stiamo portando avanti, però Ministro, forse su questo puoi dire qualche parola in più. Sì, noi stiamo lavorando innanzitutto ovviamente per rendere fruibile prima possibile, e dal 1º aprile sarà sul sito dell'INPS la possibilità, con un clic, di fare la domanda e di avere erogati i 600 euro. Vogliamo rafforzare questa misura, allargarla. Adesso il punto non è tanto quello di riformare degli strumenti ordinari, ma di far fronte a una situazione straordinaria e di consentire di erogare le somme necessarie a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Quindi stiamo lavorando insieme per potenziare e rafforzare la misura dei 600 euro che, come abbiamo detto, riguardava marzo. Adesso si tratta aprile e si tratta di rendere questa misura ancora più rapida, più efficace, più universale e anche più adeguata all'esigenza di sostenere il reddito della popolazione e di chi non usufruisce già di altre fonti di reddito. Poi, per quanto riguarda il piano di ricostruzione, naturalmente l'Europa deve fare due cose: deve sostenere, deve aiutare i paesi e sostenere insieme lo sforzo straordinario economico collegato a questa emergenza, e deve poi ripartire. Questa emergenza non è solo una temporanea, ha un costo immediato, ma poi è necessario uno sforzo comune senza precedenti per rilanciare l'economia, un grande piano di ricostruzione europea, un grande piano Marshall per la ripresa, che deve rilanciare l'economia e anche tenere conto della necessità di far tesoro di questa esperienza, sostenere i nostri sistemi sanitari, modernizzarli. Quindi c'è un grande lavoro da fare per l'ora e per il dopo. E come ho detto, l'Europa tutta deve essere all'altezza di questa sfida. E quindi invito tutti, anche la Presidente della Commissione, a leggere il monito lanciato oggi da Jacques Delors. Adesso dovrebbe esserci in collegamento Matano, TG3. Matano TG3, andiamo avanti, vediamo se poi recuperiamo Matano. Leoni Sky. Sì, Presidente, buonasera. Un paio di cose volevo chiederle. Il Ministro Provenzano, forse non si può dall'emergenza. Un attimo solo, c'è qualche telefono che evidentemente fa interferenza. Potete? Posso? Prego. Ok, oggi il Ministro Provenzano, in un'intervista, profilava una possibile revisione, anche se ho inteso bene, profonda del sistema fiscale, probabilmente ancora, se ho inteso bene, in un senso di maggiore progressività per far fronte all'emergenza. Si potrà parlare di fiscale
diciamo, dettata dal virus. E poi volevo chiederle, perché la prima parte non so se ha già risposto, ma è davvero in campo l'ipotesi di bond non europei ma garantiti soltanto dagli stati sovrani che sono d'accordo con un'emissione comune? Ministro, vuoi rispondere? Sì. Tu. No, guardi, non, adesso noi ci dobbiamo occupare dell'emergenza, non stiamo facendo la riforma fiscale, noi dobbiamo mettere immediatamente a disposizione tutte le risorse per i cittadini, per le imprese. Secondo, noi vogliamo che la risposta sia di tutta l'Europa a questa emergenza, di tutta l'Unione Europea a 27 e di tutta l'area euro. Ma diciamo che su questo possiamo riassumere. Il nostro obiettivo, e l'abbiamo detto più volte, è assicurare liquidità. Il momento, diciamo, richiede il massimo sforzo e la massima rapidità nell'assicurare liquidità a imprese, famiglie, lavoratori. E ovviamente, come ha già detto il Ministro e come ci è stato sollecitato nella domanda precedente, stiamo anche rivedendo le misure di protezione sociale, perché è chiaro che questa è una crisi tale, ha un impatto così significativo sul piano economico e sociale, che le misure di protezione le stiamo ridefinendo in prospettiva e sicuramente dovremo estenderla a fasce di popolazione molto più ampie di quelle attualmente considerate. E infine dovremo recuperare, vediamo se possiamo recuperare Matano del TG3. Non la sentiamo, Matano, la vediamo ma non la sentiamo. Mi sente? Adesso sì, pare. Eccoci. Allora, Ministro, Presidente De Caro, a proposito di ripresa, ci sono istanze dal mondo politico per riaprire le attività produttive subito, ne ha parlato oggi Renzi. Ovviamente ci si basa, lo avete detto, sulle previsioni della protezione civile, ma la domanda è: c'è un piano per quanto riguarda l'estate o l'autunno, o comunque base di questi dati, di che piano stiamo parlando, se questo piano c'è? Guardi, non l'abbiamo sentita, abbiamo capito soltanto che la domanda riguarda le attività produttive. La ripresa delle attività produttive. La ripresa delle attività produttive. Ma guardi, su questo già dall'inizio della settimana noi ci metteremo al lavoro per confrontarci con il Comitato Tecnico Scientifico, ovviamente, che sta continuamente elaborando e aggiornando i dati, il patrimonio informativo che via via acquisiamo, lo sta valutando anche in questa prospettiva e poi valuteremo insieme. Quello che possiamo, quale indirizzo generale, l'abbiamo già anticipato, lo ha detto la Ministra Azzolina e lo confermo anch'io, è chiaro che per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche proseguirà. Sapete che adesso il termine è il 3 aprile, ma ragionalmente, per quello che più o meno abbiamo potuto valutare in anticipo, non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie, a scuola o all'università. Questo lo possiamo già anticipare. Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività produttive, quelle ovviamente che abbiamo individuato come non essenziali, è una misura che allo Stato, diciamo, non sappiamo ancora, è ancora troppo presto. Dall'inizio della settimana inizieremo a lavorarci. Quello che deve essere a tutti chiaro è che il Governo, quando ha adottato questa misura, l'ha adottata con, come dire, col massimo senso della responsabilità, con la consapevolezza che è una scelta molto impattante, molto onerosa. Però, se mi permettete, per noi l'obiettivo prioritario rimane sempre, sempre la salute dei cittadini. Detto questo, riteniamo che questa misura sia anche una misura conveniente dal punto di vista economico, perché è chiaro che confidiamo che da questa sospensione così disposta delle attività economiche, soprattutto quelle non essenziali, ne possa derivare una fuoriuscita dal quadro dell'emergenza quanto più rapido possibile e quindi una piena ripresa di tutte le attività. Però è chiaro che in questo momento non siamo ancora in condizione, non abbiamo ancora definito, abbiamo tutti i dati per operare una valutazione.
Allora, grazie a tutti.